Ecco, questo più è per forte, voi. Più forte. Non siate timidi. Forte. Non siate timidi. Bene. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Chiamiamo il primo gruppo? Chiamerei il primo gruppo sul palco. Allora, loro sono i Dotto di Bottallo. Dove sono? Dove sono? Facciamo un applauso? Li facciamo salire su questo bellissimo palco con un applauso. Ragazzi, mi raccomando, un grande applauso a questi giovani. Dai. Ricordiamo che SAS Factor vuole promuovere i gruppi emergenti locali. E io stavo cadendo. Il Dotto di Bottallo, credo che sia. Posso intervistare il bassista? Allora, io chiamerei un leader, il leader del gruppo. Vieni qua. Tu uno beve l'altro, ecco, ciao caro. Allora, il Dotto di Bottallo credo che sia qualcosa che si trova nel cuore, vero? Allora, Luca sta facendo medicina, ve lo spiega lui, comunque sì, è nel cuore. Luca, cos'è il Dotto di Bottallo? Applauso, forza, un applauso forte! Vabbè, gente, su! Nome, occhio che ti facciamo l'esame, so che domani c'è dell'esame, no? No, l'esame. Ma batterista. Ma in c'è la Filippo Traversini che domani. Detto filo. E gli facciamo un in bocca al lupo. Alla filo. Vai. Colpo di rullante. Preparatissimo. Bene. Allora, il Dotto di Bottallo. No, beh, sostanzialmente. Promosso. Bene, un applauso al Dotto di Bottallo. Loro ci suoneranno tre brani. Allora, No One, il secondo sarà Umbrella e il terzo brano Memories. Un applauso per il Dotto di Bottallo. Buonasera a tutti, noi siamo il Dotto di Bottallo. Che è un... ma non lo dico perché so che ci sono medici nella giuria, anzi non c'è più nella giuria, però sì, è una cosa che c'è nei bimbi nel feto e poi dopo non c'è più. E dato che lui stava facendo l'esame d'anatomia la settimana scorsa, questo gruppo è stato fondato la settimana scorsa. Abbiamo provato tipo tre volte. Quindi andiamo, dai, via. Ciao capo, numero uno.
fool of strength. So tell me why you don't make me sure. Si chiama Umbrella, scritta da Rihanna. Conosciamo benissimo. Oh,
bravi. Come è andata? Tutto bene? Slacciati pure. Bene, e loro erano i nostri primi concorrenti. Spero allora, che i giurati stanno votando intanto. Come va, giuria? Mi raccomando, fate bravi. E loro metteranno il verdetto finale. Esatto. E ricordiamo, i vincitori vinceranno. Vinceranno. È tutta una sorpresa questa sera, eh? Bene, bravi ragazzi, complimenti. Chiamerei lo striscione, è bellissimo, mamma mia. Sembra di